solo due cose, quello che hanno detto loro. Ma parte dall'ultima che diceva Alberto S. Cioè, questo problema delle consulte è veramente grosso, perché diciamo, da una parte sono uno strumento fondamentale di partecipazione, ma lo sono anche nel non funzionamento attuale, nel senso che comunque in questi 8-9 anni decine di persone sono state coinvolte. Dall'altra parte sono completamente frustrate, depauperate, svilite, perché non riescono a decidere in nessun modo. Secondo me un nodo riguarda le volontà politiche dell'amministrazione, un nodo riguarda anche, non so se Alberto volesse dire questo, però io penso che il problema ci sia, un nodo riguarda anche che probabilmente, appunto, per così dire, le associazioni non sono tutte uguali, ecco, non so, adesso io non ce l'ho chiaro, quindi bisogna mettersi dentro la testa bene, ma mi veniva da dire l'altra sera a un incontro pubblico, per esempio, a proposito dei comitati, no? Prevalentemente di tipo ambientalista, per esempio i comitati non sono tutti uguali, cioè ci sono dei comitati che sorgono su questioni di fondo e che ne hanno un respiro, poi ci può essere d'accordo, metà, tutto, no, non so. Sono comitati assolutamente estemporanei, poi va bene, ma insomma, quindi anche lì, diciamo, in qualche modo, adesso io non lo so come si fa a mantenere un elemento di democrazia e contemporaneamente introdurre un elemento per cui nelle consulte dovrebbe poter andare avanti, come dire, chi tira, chi fa proposte, chi ha idee, che io, a me sembra di... Ecco, quando io mi faccio raccontare da qualcuno come si bloccano le cose, mi viene in mente la dieta polacca. Siccome per rifare il re ci voleva l'unanimità, ci mettevano degli anni a rifare il re. Ho un po' come l'impressione che sia molto facile che si fermi tutto e che chi si fa portatore, animatore, eccetera, eccetera, faccia fatica a trasformare, diciamo, le idee, i progetti, eccetera, eccetera, in realtà. Vado veloce, la questione liceo di Palazzo Grecchi viene, secondo me, a questo punto è addirittura una questione morale. Perché? Perché quando nel 2003, se non ricordo male, il Consiglio Comunale, la prima amministrazione Renzi, insomma, si decise, io mi presi tutte le mie responsabilità perché la pensavo così, che lì davanti non si faceva la scuola media di Colini, che aveva davanti il conservatorio, perché significava prendere un edificio storico fatto in un certo modo, il primo 900, con un certo pregio, eccetera, eccetera, e, come dire, tra virgolette, massacrarlo per adattarlo a una struttura scolastica che ha dei criteri di utilizzabilità, di sicurezza, eccetera, e di tutt'altro tipo. Quindi si fece l'investimento su San Vincenzo per salvare, esempio, di Santa Franca, stiamo parlando, che è della fondazione, va bene? Perché? Perché era possibile un collegamento materiale proprio e trasformare la Galleria Ricciotti in Galleria Ricciotti più uno spazio per l'arte contemporanea, che è il grande assente, diciamo, nella politica culturale decisiva. Io tra l'altro non sono un intenditore, ma è assolutamente evidente, tranne qualche mostra estemporanea, fatta bene, fatta male, con successo, senza successo, eccetera, eccetera, ma diciamo la... un po' la politica dell'evento, secondo me è impensabile anche valorizzare la regione nel panorama politico, nel circuito turistico-culturale italiano, se tu non riesci a fare una politica di mostre, una politica di mostre, e anche di arte contemporanea che sono fisicamente collegate alla regione, ecco, per cui le due cose sono legate. Io penso che se avrò delle responsabilità da sindaco di altro tipo nella prossima amministrazione, quella cosa lì va assolutamente risolta, non è assolutamente ulteriormente dilazionabile, anche perché, ripeto, il palazzo non è del comune, ma è della fondazione, e c'è un impegno reciproco alla sua destinazione in questo senso e alla soluzione di tutti i problemi che ci sono. Renzi oggi è messa male dal punto di vista della, non del suo valore intrinseco, ma della pura sopravvivenza. Credo che se il presidente e qualcun altro non ci mettesse del suo, ma fuori dai compiti istituzionali, non so neanche se si riesce a chiudere, ecco, siamo purtroppo messi
abbastanza male. Amato, devo dire che, per esempio, è stato spazio assolutamente inutilizzato. Ho appena finito di rispondere a una domanda di libertà, di quelle lì che escono tutti i giorni con quei patacchioni lì. Io penso, per esempio, che recuperare via Roma significa che Roma, via Roma vuol dire per me fare tra lo Stradone Farnese e via Alberoni una sorta di cittadella universitaria e multiculturale in centro, non quella tradizionale di agraria là. E per ottenere questo, anche dal punto di vista urbanistico della viabilità, bisogna smettere di vivere quella parte lì della città in questo modo e in questo modo, e bisogna cominciare a viverla in questo modo, perché se no non ha neanche senso la ZTL di Escalabrini. Un passaggio fondamentale è l'Urban Center. L'Urban Center è un posto che dovrebbe essere sempre aperto, e dovrebbe, è un posto che io immagino dove dei giovanotti vanno anche un po' morosa, come succedeva nei corsi dell'università, e le strutture che ci sono siano utilizzate, e soprattutto consente un passaggio dal faccia al Stradone Farnese verso quella zona lì e viceversa. E poi bisognerebbe ragionare anche su altri passaggi, per esempio di quelle grandi mura dell'artistico, con le impatte unte per forza, io non lo so, perché questo sarebbe fondamentale. Certo, adesso c'è dentro il Politecnico, abbiamo fatto l'esperienza privata, tra virgolette, perché era un'iniziativa, adesso non c'era, non mi ricordo, ma insomma, quando abbiamo fatto quella mostra di Prospero sul 68, noi in città comune abbiamo organizzato la parte, diciamo, di parte della cosa, è stato, a mia memoria, se non l'unico, uno degli unici momenti, sono passate molte, molte, molte migliaia di persone, 10.000, 15.000, adesso non mi ricordo, non voglio parlare delle 5, ma... Ah, ecco, ce n'è stato un altro, questo era il primo round. Forse perché voleva dire anche... Sì. Diego, ti fa male la testa? Diego, cosa sto dicendo delle cose gravemente sbagliate. Cosa ho detto? Non ho capito. Perché se mi fa male la testa, ci sto dicendo delle cose gravemente sbagliate. No, stavo pensando. E tu lei ha fatto le mani nei capelli, no, grazie. Allora, quella cosa che mi si è visto che potrebbe avere tutt'altro utilizzabilità, ma significa anche lì che uno possa avere un caffè, possa appunto, in questo caso questo è un consumo che favorisce le relazioni, non è? Quindi almeno queste due cose volevo dire. Ne dico un'altra che ho sentito dire da vostro netto, non prima che mi ero dimenticato e ho finito, di sollevare in un certo numero di commissioni consigliari, anche qui nel primo mandato legge. C'è una parte bellissima della città di Piacenza, che secondo me per esempio la rende più ricca in diversi sensi di altre città similari. Ecco, a Piacenza ci sono un certo numero di case private, di palazzi privati, con dei cortili interni da volar via, con dei parchi interni di una bellezza straordinaria. C'è stato un certo momento in cui, mi ricordo che c'era anche un'audizione del Conte Zanardi Nanni, che non mi ricordo che carica aveva in quel momento lì e altri, ma io credo per esempio che concepire un rapporto con i proprietari di questi splendidi edifici, di questi splendidi cortili, per cui 5 volte all'anno si aprono le corti piacentine, il comune di solito può offrire defiscalizzazione, cose di questo tipo, insomma, credo che avrebbe molto significato materiale, culturale e simbolico, nel senso che abbiamo un'epoca in cui tutti propongono di mettere dei cancelli. Proviamo a aprirmi un po', e credo che quello porterebbe anche ad una consapevolezza di cos'è Piacenza, anche nelle parti che non si vedono. Io mi fermerei qui, ci sarebbero moltissime altre cose da dire. Se volete che interrompiamo un po', poi magari proviamo a riprendere.